motivazioni? Ma le motivazioni sono poche, ma nello stesso tempo sono anche tante. Insomma, noi partiamo dal principio che le strade servono per metterci le auto, e le auto praticamente sono un problema per quanto riguarda l'inquinamento, sono il problema, specialmente ad Asti, perché non abbiamo industrie, non abbiamo realtà che ci portano tutto questa CO2 nell'aria. Pertanto, per quello che verrà realizzato, questa tangenziale porterà delle auto dalla tangenziale sud all'autostrada Torino-Piacenza al casello di Asti Ovest, quando esiste già un casello Asti Est, che tutto il traffico proveniente da Alba o dal sud astigiano potrebbe andare tranquillamente ad andare con 3-5 minuti di differenza, andarsi ad agganciare direttamente al casello di Asti Est. Riteniamo questa scelta inutile e costosa. Ecco, però io faccio la parte dell'avvocato del diavolo, aiuterebbe molto il traffico che è in crisi ad Asti, o no? Ma noi pensiamo di no, abbiamo fatto le nostre proposte, che il traffico, per eliminarlo, per evitare il traffico bisogna eliminarlo. Bisogna fare in modo che questo traffico si fermi prima di entrare nella città, perché in città le auto arrivano perché dalle periferie non ci sono strumenti, non ci sono strutture, non ci sono mezzi pubblici per portare dalle frazioni, dai comuni della provincia le persone in città. Andrebbe fatto il ripristino delle ferrovie che sono sospese, e su questo abbiamo lavorato per una proposta di legge che porteremo alla prossima giunta che ci sarà.